Io mi chiamo Nir Sahir, mi occupo di creatività e di pensiero creativo, di scrittura creativa anche. E sono, prima di tutto devo dire che gli ultimi miei articoli, cioè, partivo sempre con bisogna fare un passo indietro per farne uno avanti, molto più avanti. E praticamente è il mio fiore all'occhiello, nel senso che intanto occupandosi di creatività il problema è, si restringe, nel senso che non ci sono problemi ad essere creativo, per scoprire l'America, nel senso che come dicevo appunto mi ricollego a quanto detto. È una sorta di passo indietro per ricostruire e andare avanti. Il discorso della creatività, però, è legato, io sto facendo anche formazione in questo caso, nel senso che non solo tu lo devi risvegliare in persone che non hanno avuto la possibilità di far crescere questa grande importanza della creatività quando è al momento e quindi fargliela riscoprire o almeno se non c'è questo talento vederlo, saperlo vedere negli altri. Mi chiamo Alberto Diastro, dirigo il Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia e qui alla scoperta dell'America, a questo convegno, porterei un'idea di una creatività che non finisce mai e mi fa piacere ricordare però a voi l'ultimo libro di Bauman, Retrotopia, che è un ponte proprio tra il passato e il futuro, cioè un passato che sembra tranquillizzarci, un futuro nel quale cerchiamo di intravedere cose nuove. La tecnologia ci permette, corre insieme a noi e ci permette di intravedere un nuovo futuro, di fare una riscoperta o una nuova scoperta, se volete, dell'America. Per quanto riguarda la creatività e anche, diciamo, la trasmissione della creatività a una squadra, ad altro, a delle persone che vivranno dei frutti di questa creatività, credo che questo sia un patrimonio che ognuno di noi ha, può essere risvegliato in qualunque momento e può essere uno di quei mille piccoli dettagli nei quali siamo immersi che ci può aiutare a tirarlo fuori. Questo vale per la tecnologia, per la scienza, per la scoperta e quindi credo anche per la vita quotidiana, richiamando di nuovo Bauman, una scienza libera. Chi si occupa di formazione deve essere sempre con le orecchie aperte al massimo e deve capire quali sono le tendenze prima che queste tendenze siano di tutti, no? Per cui è un ponte, no? Tra le cose che sente, proprio per la formazione che ha, eccetera, come possono essere costruite in un sistema di apprendimento e vendute, diciamo, dal punto di vista di informazione a chi invece non c'è ancora arrivato. Certo, secondo lei invece qual è il futuro che andiamo a incontrare? Ma il futuro della formazione credo stia da un lato nel consolidare quanto meglio è possibile fare la parte di conoscenza, perché questa, ed è lo studio duro in realtà che fa chiunque dalla letteratura alla fisica, è quello che permette di cogliere al meglio quelli che sono gli stimoli che ci sono nell'ambiente che ci circonda e poi liberarsi per quanto possibile da qualunque preconcetto e pensare ad un futuro come a qualcosa di infinito e come a qualche cosa dove è tutto possibile, dove niente è negato, anche se sembrerebbe da alcuni dei punti fissi ai quali sembra di essere arrivati, perché questi abbiamo dimostrato in tutti questi anni che sono sempre valicabili.